Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtris.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico. Parliamo di laureati in fuga in Campania. Negli ultimi 10 anni 329.000 laureati sono scappati verso altre città a lavorare. Introduciamo il nostro tour così. Eccoci, allora a parlarne con noi il professor Aurelio Tommasetti, che ha scritto tra le altre cose questo articolo, quindi ha lanciato questa sorta di allarme, ex rettore dell'Università di Salerno e attualmente responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, la nostra giornalista Gemma Tisci, criminologa ma anche un po' docente, no? Hai avuto a che fare molto spesso con ragazzi ma anche con universitari, e in collegamento so Giovanni Pizzella, non ancora, c'è Manuela Morra, psicoterapeuta, che c'ho in diretta con me anche oggi. Buongiorno Manu. Allora, vado dal professor Tommasetti, che è un po' autore di questo articolo, che poi è stato ripreso da varie testate. È grave che in Campania, dove ci sono fior di università a Fisciano, ma così certo, come la Federico II a Napoli, si laurea e poi non si trova occupazione. Sì, è un dramma, e noi parliamo di un sistema universitario campano di 7 università distribuite su tutto il territorio, che con grandi anche sforzi, sacrifici. Ovviamente questo è un mondo che io conosco bene, perché ho avuto il privilegio assoluto di essere rettore della mia università dal 2013 al 2019, e so la fatica che si fa, diciamo, danno un contributo importante rispetto alla formazione dei nostri giovani. E il dramma è che negli ultimi anni lavoriamo per altri, perché noi abbiamo molti, diciamo, il dato è quello che lei ha riportato, 329.000 laureati che sono andati via negli ultimi 7 anni dalla nostra, 8 anni dalla nostra regione, e questa è una perdita secca, che significa anche fondamentalmente assenza di futuro, perché una volta emigravano magari professionalità meno qualificate, oggi invece ci troviamo di fronte di fatto a un impoverimento. E credo che questo sia un problema che vada posto, noi abbiamo lanciato questo grido d'allarme, anche perché devo dire che questo dato era inserito in un rapporto più ampio della Caritas del 2022, in cui per la verità si toccavano gli altri temi dolenti della regione, a partire, diciamo, dall'occupazione. Noi abbiamo il record in Europa di disoccupazione giovanile, i famosi NEET, quelli che sono i giovani che non sono né in formazione
né impiegati, e così come abbiamo il triste primato sempre in Europa, tra le 240 regioni d'Europa sull'occupazione femminile, noi abbiamo meno del 30% delle donne occupate. Allora questa è una cornice all'interno del quale noi ci muoviamo e sulle quali il grido d'allarme è rivolto innanzitutto agli organi, diciamo, della nostra regione Campania, questo immobilismo, perché è chiaro che non si creano le condizioni affinché i nostri giovani che si sono formati in questi territori, investendo, perché noi siamo una regione che investe molte risorse sull'istruzione, poi vadano a lavorare per altri. E devo dire anche, giusto a completamento, per correttezza dei dati, purtroppo anche in altre regioni accade questo fenomeno, non in questa misura, molti che addirittura lasciano il nostro paese, creando un problema poi di una perdita secca, come capacità, diciamo, di futuro, di innovazione del nostro paese. Eh beh, in teoria tra i laureati che sono costretti a lasciare la campagna, ma a volte anche a fare avanti e indietro tutti i giorni, c'è proprio una categoria ben specifica, che è quella dei professori, per esempio, no? Che sono costretti ad andare via, Gemma. Sì, però io finché c'è questa forma, cioè questo lavoro da pendolare, diciamo, anche da una regione all'altra, ma restano in Italia. Il problema è che, come dice il professore, questi ragazzi vanno proprio via dall'Italia per poter trovare uno sbocco veramente efficace, lavorativo, professionale. Ecco, come ha detto giustamente il professore, prima c'era una richiesta di un tipo di lavoratore. Certo, l'operaio, poi ci andava anche il laureato, poi ci andava chiunque. Sì, però, però adesso noi abbiamo, si sta verificando da forse più di una decina d'anni, che questi ragazzi in gamba si laureano col massimo, sono bravi, devono andare via dall'Italia per lavorare. Certo, abbiamo delle eccellenze a Londra, per esempio, che arrivano dall'Italia. Ed è drammatico. Posso chiederle, professore, il modo specifico, apriamo una parentesi, il Dipartimento Università della Lega, in pratica di cosa si occupa? Beh, io sono il responsabile nazionale dell'Università della Lega, quindi diciamo sono l'interfaccia tra quello che è il partito e quello che poi sono le istituzioni. Questo è il mio ruolo. Io peraltro devo dire che a giorni entrerò in consiglio regionale, perché dopo aver fatto, diciamo, la mia carriera accademica, sono ancora ovviamente professore universitario, sono impegnato in politica attiva, ed è chiaro che la Lega a livello nazionale mi ha dato questo tipo di responsabilità. E quindi evidenzio anche quelle che sono le criticità in questa regione come nel paese, che riguardano tutto il mondo diciamo universitario, perché vede, cioè, questi purtroppo è anche frutto, diciamo, di errori, anche di mistificazioni che avvengono in questa regione, perché se non si lancia anche l'idea, che non si punta, diciamo, in maniera concreta rispetto al mondo dell'impresa, a fare delle politiche attive per trattenere i nostri cervelli, la nostra regione, questo è un dato ineluttabile, sarà un'erosione inarrestabile e progressiva. Ecco perché ritengo che ci siano, diciamo, delle responsabilità ben precise, diciamo, da parte anche di chi ancora oggi, diciamo, in questi giorni il nostro Presidente della Regione pubblicizza concorsi, cioè la pubblica amministrazione, che per carità servono e sono utili, ma non sono la risposta rispetto a, diciamo, un bisogno di occupazione che ci sta e che possono garantire soltanto creando le condizioni serie e concrete con un programma per mantenere i nostri cervelli nella nostra regione. Io insisto su questo aspetto, ovviamente sono di parte, perché quello è il mio mondo, diciamo, l'università e gli universitari, ma senza quei giovani non c'è futuro per la nostra regione. Se associamo a questo dati inquietanti come la denatalità, noi siamo tra le regioni in questo momento dove si nasce di meno, quindi anche in prospettiva non abbiamo neanche un ricambio generazionale che ci può poter immaginare un discorso diverso. E pensate che noi eravamo in questo senso una regione invece in cui che davamo il nostro contributo massimo rispetto alla anche alla crescita demografica del nostro paese. In che modo bisognerebbe agire? Che proposte concrete
pensate di fare? E assoluto avere una piena coscienza, prendere pienamente coscienza rispetto a questa cosa. Le chiacchiere stanno a zero e sono finite, diciamo, una certa stagione delle illusioni, ed è importante anche parlare con i numeri, parlare con le, diciamo, con la chiarezza, diciamo, rispetto alle politiche. Poi è chiaro che bisogna mettere gli incentivi di carattere finanziario e fiscale rispetto a quelle che sono le imprese che assumono neolaureati. Favorire anche, diciamo, la formazione e l'utilizzabilità dei titoli a partire dal dottorato. Noi abbiamo oggi, diciamo, la fortuna di avere dei ragazzi che studiano e si laureano. Abbiamo anche un'ulteriore formazione di terzo livello del dottorato, dove ci sono delle vere intelligenze che rischiano di non utilizzare quel determinato titolo, perché magari diventano addirittura troppo formati rispetto, diciamo, al mondo delle imprese. Anche su quelli va fatto un piano. È lì che magari si potrebbe utilizzare quella capacità, diciamo, di intelligenze nel mondo della pubblica amministrazione. Dobbiamo fare un piano concreto per quanto riguarda il trattenimento, diciamo, dei nostri cervelli. E poi dobbiamo fare un discorso molto chiaro anche rispetto al rapporto dell'università e al mondo delle imprese. Noi abbiamo visto sempre, diciamo, anche con una certa diffidenza, no? Cioè le imprese che entrano nell'università, ne abbiamo bisogno di creare, ma non per l'università, che l'università, diciamo, godono di una condizione finanziaria tutto sommato eccellente. Il problema vero è creare delle opportunità per i nostri giovani, stage, tirocini, opportunità, stage in azienda, dottorati in azienda, cercare di creare condizioni, creare anche, diciamo, delle condizioni per poter favorire quelle che vengono chiamate start-up innovative, spin-off, diciamo, di car che nascono nel mondo accademico. Sono tutte opportunità per anche far innamorare la nostra, diciamo, della nostra regione. E poi anche puntare, e chiudo, diciamo, rispetto ad una politica complessiva come sistema universitario di attrazione rispetto ai migliori intelligenze e ai migliori talenti, perché ancora troppi famiglie, diciamo, benestanti, l'obiettivo diventa, quando il giovane diventa maggiorenne, di far studiare il figlio fuori. In Campania questa tendenza è minore rispetto alle altre regioni, a ragion del vero. Però purtroppo c'è ancora ed aumenta, e questo è molto preoccupante, perché sinceramente io ritengo che se un ragazzo va via a 18 anni del proprio territorio non ricorderà, non si innamorerà mai e non avrà più neanche interesse a restare assolutamente lì. Assolutamente sì. Qualche sera fa io sono stata ad una festa di laurea dove, tra l'ironia e il vero, mi diceva: adesso che cosa farai? Farò domanda di reddito di cittadinanza per prima cosa, perché, e poi proverò a trovare qualcosa per andare fuori. Mi chiedo se Giovanni Pizzella, laureato in arti visive della musica e dello spettacolo, buongiorno. Salve, buongiorno. Ecco, ciao Giovanni, grazie per essere qui con noi. Come lo vedi il tuo futuro da laureato? C'è anche nei tuoi pensieri il reddito di cittadinanza? Quella fu una battuta, però fondamentalmente esiste come misura. No, in realtà devo dire che attualmente la ricerca del lavoro in Campania è molto, diciamo, difficile. Essa stessa è un lavoro, in quanto appunto lavoro per le competenze sviluppate durante appunto i miei anni di studio per la laurea non vengono valorizzate. E infatti tutte le domande che mi sono arrivate da parte delle aziende sono arrivate prevalentemente dal nord. Ecco. Questo è un dispiacere immenso che mi provoca, perché appunto io voglio rimanere qui in Campania, poiché è la mia terra, e quindi devo rimanere qui, perché voglio che questa terra, la mia terra, la Campania, possa, diciamo, svilupparsi sempre di più. Giusto. Soprattutto sotto l'ambito culturale, che è l'ambito in cui... Da quanto tempo sei laureato? È un anno principalmente, che pochi mesi. In quest'anno non è successo nulla, nel senso non hai avuto proprio modo di lavorare grazie alla laurea che c'hai, o almeno qualche cosa si è mosso? No, proposte mi sono state fatte, ma tutte proposte provenienti dal nord Italia, diciamo così, e io non voglio spostarmi, perché questo è il mio posto, è la mia casa. Perché devo andare via? Fai bene, cioè, io sento di dirti di restare. Fai bene, però per quanto tempo potrei permetterti di rifiutare? Penso non per molto tempo. Vedi, io mi sono dato un out di un altro annetto.
altrimenti dovrai piegarti. Altrimenti dovrai piegarti anche tu e andare via, mi stai dicendo. Sì, per forza mi dovrò piegare, ma speriamo che questa cosa non accada. Infatti, diciamo che il messaggio che vorrei mandare alle istituzioni nazionali, e soprattutto quelle locali, le quali dovrebbero darci una risposta in merito appunto alla nostra domanda, che è quella di perché non si trova posto in Campania e al sud, e perché dobbiamo emigrare al nord per trovare un lavoro, quando soprattutto al nord c'è da dire che la maggior parte dei lavoratori sono campani. Sì, assolutamente sì. Campani del sud, di Roma. Ma anche se parliamo del settore ospedaliero, no? Sì, voglio dire. Voglio... Giovanni, qual è il lavoro a cui ambisci? Sinceramente io ambirei a un ruolo di regista, però diciamo che attualmente la mia ricerca è stata più sull'assistenza dello sviluppo e la realizzazione dei prodotti artistico-culturali. Diciamo promozione, divulgazione di progetti delle arti e della cultura. Ecco, raccogliamo l'appello di Giovanni. Se c'è qualcuno a Napoli, a Massimo Salerno Avellino, si contattasse, anche Benevento, in Campania, si contattasse, perché Giovanni vuole restare nella sua terra. Ma ha ragione. E ha ragione. Manuela Morra. È vero quello che diceva il professor Tommasetti, chi manda i figli a lavorare fuori proietta il futuro già del proprio figlio fuori dalla campagna, da Napoli, da Roma, Perché bene pure. Giusto, Manuela? Guarda, devo dirti, io non sono proprio sfavorevole rispetto a quei genitori e a quelle famiglie che sono particolarmente propense a dare libertà di scelta e di spostamento in altri paesi, in altre città. Se però chiaramente questa è scelta e non è una costrizione o un'unica strada per poter lavorare, per poter chiaramente fare insomma quello per cui si è studiato. Io ritengo che il nostro sistema proprio legislativo, e questo lo dico anche per quello che ho fatto io sicuramente tanti anni fa, ma bene o male mi sono ritrovata un po' nella stessa barca, è che secondo me innanzitutto mancano proprio dei fondi, nel senso che spessissimo ci sono questi lunghissimi anni di tirocinio, di formazione, a cui poi vengono dati i nomi più disparati, ma dove effettivamente poi si lavora a 360 gradi a tutti gli effetti senza avere una remunerazione, perché questo è quello che è accaduto anche a me veramente per anni, no? Si fanno passare per dei volontariati delle vere e proprie professioni, e quindi chiaramente questo non va bene, perché alla lunga diventa assolutamente e terribilmente frustrante, nel senso che la motivazione è il motore, no? Che porta una persona a migliorare, ad impegnarsi, e chiaramente questo non rappresenta ovviamente una risorsa per i giovani. E poi un altro passaggio su cui riflettevo è che secondo me bisognerebbe un po' svecchiare certe strutture e certi enti. Ci sono dei professionisti, delle persone che sono attaccate alla poltrona fino agli 80 anni, quando poi c'è invece una forza lavoro, persone che hanno, giovani che hanno studiato, che hanno delle conoscenze molto molto utili per la nostra società e per il nostro mondo. Quindi secondo me ci dovrebbe essere ci sarebbe molto da fare proprio per accogliere i giovani, ma soprattutto, ripeto, attenzione alla possibilità poi di dare appunto anche delle remunerazioni a questi ragazzi, perché alla lunga diventa veramente faticoso. Manuela, grazie, ti abbraccio, negativizzati presto, che torni in studio. Mi voglio allacciare al discorso di Gemma. È vero, qui si fanno stage, tirocini, non si prende mai un soldo. Altrove vengono pagate queste, non dico uno stipendio, almeno un rimborso, ma un rimborso spese. Qui no, a momenti devi pagare tu. A chi ti fa fare uno stage? Devono cambiare tante cose. Poi vorrei portare un attimo una testimonianza, purtroppo io non ho portato la persona. Questa ragazza, neolaureata, neolaureata in qualche cosa che ha a che fare con la scuola alberghiera, non so cosa, il turismo, qualcosa del genere, pur di lavorare è andata a fare la cameriera in un ristorante, eccetera. Le hanno dato a fine serata 20 euro. Cioè, 20 euro, lei si è dovuta comprare una divisa. Ha speso 140, infatti mi telefonò, 140 euro la divisa, le scarpe, non so come, che tipo di divisa, eccetera. Poi 20, e poi dicono che i ragazzi si vanno a prendere il reddito di cittadinanza. Cioè queste cose devono cambiare.
È vero, il reddito di cittadinanza non va bene perché ci vuole il lavoro e siamo d'accordo, ma questi ragazzi hanno pure bisogno di qualcosa di soldi. Pienamente d'accordo. Professor Tommasetti, lei ha anche un impegno politico, certo. Quindi la campagna un po' fa affidamento, no? Visto che la Lega fa parte della maggioranza. E nazionale però, non regionale, diciamo. Assolutamente. Sì. No, purtroppo, sì. Purtroppo per lei, sì, in campagna ci sono altri, no, ci sono altri interlocutori. Però al di là di tutto, sul nazionale, certo. Attualmente tutto in mano vostra. Possiamo sperare in un cambiamento anche in questo? Dobbiamo sperare innanzitutto. Io penso che questa sia stata l'indicazione che è emersa, diciamo, dalle urne. Io devo dire che la cosa che ritengo fondamentale sia quella di avere una prospettiva stabile. Perché francamente di governi che durano 6 mesi, 9 mesi, 15 mesi è il vero disastro di questo paese. Dico, la parola magica è sempre stabilità e alternanza, per carità di Dio. Io sono un soggetto, diciamo, politico, e credo che la prima regola sia sottoporsi poi al vaglio, diciamo, dell'elettorato per valutare quella che è la qualità del proprio impegno e dei risultati raggiunti. Però non si può andare avanti così. Io da rettore ho fatto, credo, delle cose, perché per 6 anni ho avuto una continuità, diciamo, di azione amministrativa, e però ho avuto 5 ministri, alcuni dei quali devo dire anche, diciamo, non hanno altezza rispetto al compito che ricoprivano, però una, diciamo, in 6 anni 5 ministri è assurdo, ogni volta cambia interlocutore, cambia, diciamo, lo staff, cambiano i riferimenti. Credo che oggi ci sono, diciamo, delle condizioni. Ovviamente la situazione non è semplice e devo dire che anche i primi passi che si sono mossi vanno in quest'ottica anche di chiarezza, perché io penso che l'italiano cerchi anche chiarezza rispetto a qual è la situazione, di quei rimedi che si possono mettere in campo, perché la gente vuole capire cosa si può fare e cosa non si può fare, e anche un po' di trasparenza, perché non abbiamo dato un bel esempio, diciamo, in passato, anche favorendo, diciamo, situazioni di familismo, perché i giovani guardano anche molto a questo per poi magari decidere di andare altrove. Se uno tende a privilegiare amici e parenti, poi rischia di mandare un messaggio, diciamo, e devastante. Allora, noi ci speriamo. Questa è casa sua, ogni qualvolta vogliamo aprire una finestra su quello che sta accadendo, certo. Fino in maggio, e speriamo anche dopo siamo qui. Certo. Grazie Gemma, grazie al professor Tommasetti, grazie Giovanni e grazie alla dottoressa Manuela Murra. Ci fermiamo, ciao Giovanni, in bocca al lupo, eh? Ciao. Ci fermiamo per qualche istante e tra poco arriva il mio amico Antoine. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico.